Eccoci di nuovo a Fatti e Commenti con la dottoressa Rosa Piermattei, sindaco per secondo mandato consecutivo di San Severino Marche, uno dei comuni più grandi della regione Marche con i suoi 194 chilometri quadrati, ma qualcosa di più, è stato uno dei comuni più colpiti dal terremoto, ma anche uno dei comuni che più ha fatto per la ricostruzione. Così mi diceva a suo tempo l'assessore alla protezione civile precedente rispetto a quelli attuali. E il commissario Castelli oggi ha mandato, proprio abbiamo parlato poco prima, un comunicato, ha inviato un comunicato, si parla di farmacie come punto di rigenerazione dell'intero cratere, e però con la dottoressa Piermattei volevo chiedere a che punto è la notte, anzi il giorno, della ricostruzione di San Severino. Beh, come lei ha detto, San Severino Marche è uno dei territori più grandi della regione Marche. Sicuramente è stato un comune colpito duramente, ma a macchia di leopardo, e questo ci ha permesso di intervenire e di sopravvivere. Quindi noi velocemente abbiamo demolito, abbiamo portato via le macerie e nello stesso tempo abbiamo cercato di ricostruire le saide, dare delle abitazioni alle persone. Questa strategia è stata criticata sulle prime dagli altri, insomma, diciamo, però in realtà è risultata vincente. Del resto lei è una grande manager, top manager del gruppo TOZ, e quindi sa come si deve amministrare e operare in maniera fattiva. So che avete chiuso praticamente 400 cantieri. Sì, sono state presentate 1200 pratiche, abbiamo avuto il finanziamento per 600 e a oggi, come lei ha detto, abbiamo chiuso già 400 edifici, 400 cantieri, quindi sono ritornate molte famiglie nelle proprie abitazioni. Non dimentichiamo che al momento del sisma oltre 3.000 persone erano fuori casa. 3.000 su un totale? Sì, 13.000 persone in quel momento del sisma. Un quarto della... Sì. Molti sono ritornati a casa, ma non lei come sindaco, perché il palazzo comunale è ancora inagibile. Quanto è che ritornerete? Purtroppo tutti sappiamo che il sisma, le pratiche del sisma, almeno per le opere pubbliche, non sono state di emergenza le norme, quindi ha creato molto rallentamento. Oggi siamo a buon punto, sicuramente agli inizi del prossimo anno ritorneremo nel municipio di San Severino Marche. Al prossimo anno, questo quindi è una promessa? Sì. È una garanzia? Sì, prima della primavera ritorneremo presso, è quasi terminato, si stanno rimettendo a posto le opere, i dipinti che ci sono nei muri e si sta cercando di rimettere tutti gli uffici a norma. Ritorneremo molto presto, ne sentiamo la mancanza, io personalmente sono potuta restare pochissimi mesi, quindi è bello avere una casa comunale dove poter accogliere gli ospiti, le persone che vengono a San Severino Marche. Io la ricordo una volta, una domenica mattina, che con la chiave aprì il portone del comune. Allora chiesi, ma chi è quella signora bionda che apre con una chiave la mattina di domenica questo portone? Quella è la nuova sindaca, mi disse la sua vice, la professoressa Bianconi. Che... Sì, io normalmente il sabato e domenica, oltre anche i giorni feriali, sono sempre a disposizione della popolazione. Perché comunque le pratiche da portare avanti, specialmente come ho detto, una città così colpita, abbiamo il 70% delle opere pubbliche tutte inagibili, quindi il lavoro ce n'è moltissimo e sono a disposizione, sono stata rieletta e perché la popolazione sa che comunque io sono per loro. E sono a loro disposizione. Ma come fa a contemperare il suo impegno importantissimo con TOZ? Perché lei sì, è sabato e domenica, ma poi dal lunedì mi diceva, l'ha detto stampa, dice, è difficile trovare, però c'è sempre quanto è necessario. Beh, sicuramente la mattina uno si alza molto presto, quindi prima di andare al lavoro in azienda sono già in comune.
poi c'è il pomeriggio, comunque 3 giorni a settimana, o mattino o pomeriggio, sono sempre in comune. Poi ci sono i vari incontri che dopo il Covid sono ricominciati e possiamo stare insieme, quindi non più incontri istituzionali o importanti, facciamo direttamente di persona. Però riesco a gestire il lavoro perché comunque sono prima di tutto i miei titolari comprensivi. Ho delle persone cui lavoro da tantissimo tempo, bravissime. E non sono titolari, ma sono come una famiglia per lei, mi disse una volta. Sì, sì, sono... Se ricordo bene. Sì, 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 sono sempre delle persone splendide, hanno capito la mia scelta e il secondo mandato sicuramente sono stata rafforzata da loro, perché lei capisce che comunque il primo era una missione e è accaduto di tutto. Nel secondo... prevedevo, no? Gli anni passano, le difficoltà che uno poteva avere e gli imprevisti che uno non ha calcolato. Nessuno mai pensa a un sisma, a un'alluvione, alle nevicate e poi addirittura al Covid. Il Covid è stato molto molto più pesante del sisma. Veramente. Io la ricordo un giorno, una conferenza stampa importantissima, quando si avviò il progetto di una nuova sede di TOLS ad Amandola, non ad Amandola, nella zona di Ascoli, dove che era stata percossa dal terremoto, con Andrea e Diego della Valle. Chiedo una cosa così a beneficio delle nostre telespettatrici: quale sarà il colore di moda per l'autunno-inverno? Beh, non possiamo dirlo, ma sicuramente certo. Ci sono dei colori molto forti e nello stesso tempo tenui, forti per quanto riguarda il total look e meno forti, più delicati per il capospalla. Benissimo, grazie per l'anticipazione. Ci sono poi le scuole. Dopo il sisma ne avete aperta una completamente in via d'Alessandro, inaugurata dall'ex premier Giuseppe Conte, ma il suo cruccio resta l'ITIS Divini, l'Istituto Tecnico Tecnologico Statale. La situazione qui è più complessa. Sì, abbiamo ricostruito una scuola dove attualmente ci sono 11 classi, quindi circa 230 alunni, e grazie anche alle donazioni, grazie all'allora commissario Errani, quindi con grande supporto e velocità. Poi ci sono degli asili che dobbiamo ricostruire, ma il grande dispiacere per cui mi batto di continuo è l'ITIS Divini. E il commissario precedente aveva detto: Legnini, non mi è mai capitato una cosa così difficile. Castelli, il senatore Castelli, la settimana scorsa mi ha detto la stessa cosa. Non ci arrendiamo, è tutto... Allora, noi attualmente abbiamo, cioè loro, il commissario, ma la scuola è della provincia. Fino a qualche tempo fa era in mano al commissario, è stata portata a termine la palestra, quindi nei prossimi mesi sarà fruibile. Per quanto riguarda invece le aule, il discorso è difficile. È difficile perché una volta che sono stati sanati tutti i disguidi che c'erano stati con gli aumenti dei prezzi, con la difficoltà di reperirli, seduti a un tavolo e poi in presenza a San Severino Marche, l'azienda aveva detto che voleva continuare. Poi al momento che è stato regolarizzato, quindi si stava dando le tempistiche veloci per la ricostruzione, sono sorti altri problemi. Il commissario è favorevole, è fiducioso più che altro che presto ripartano i lavori, perché comunque, come ho sempre detto, la scuola è fondamentale, l'istruzione è una delle parti fondamentali anche della Costituzione. Quindi molto spesso, oggi mi vedete calma, non lo sono in realtà, perché io non riesco a capire. Non riesco a capire perché negli altri paesi interviene lo Stato immediatamente e fa ricostruire, nolente o dolente. Purtroppo parliamo di sisma, purtroppo parliamo di 4-5 commissari, quindi si ricomincia
comincia sempre da capo, le norme, i decreti cambiano in continuazione e ci troviamo in questa situazione. Non demorderò, perché uno dei motivi per cui mi sono ricandidata è proprio l'istituto, perché molte famiglie hanno avuto fiducia nella mia parola, quindi chi ha fiducia in me io non la delude. No. Questa è una notizia, perché si è ricandidata proprio per il DIC. Per l'istituto, per la bretella e l'ospedale. Ah, queste sono tre. E poi i giardini pubblici. Poi parleremo dell'ospedale. Facciamo un salto sempre su UTVRS, che è il giornale dell'emittente, Fondazione Carisap, che è la cassa di risparmio, l'ex cassa di risparmio di Ascoli Piceno. Che succede, dice il giornalista, c'è Maretta all'interno della Fondazione Carisap, anzi la situazione è diventata incandescente, quando 12 componenti, l'organo di indirizzo dell'ente, sui 18 totali hanno chiesto la revoca del presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione. Ma può l'organo di indirizzo sfiduciare un CDA nominato dall'Assemblea dei Soci? Si chiede il giornalista, a causa di alcune violazioni dello statuto che regola lo svolgimento delle azioni dell'ente che ha sede a Corso Trieste ad Ascoli. Vedremo se sarà un momento di crisi oppure qualcosa si sta profilando all'orizzonte. Sempre nell'ambito così dello scenario economico, sociale, saldo negativo per le imprese del Piceno, quasi 500 aziende perse in un anno, lo dice la CNA di Ascoli. Ritorniamo a San Severino, dalla scuola alla sanità, sì. Lei me l'ha dato questo assist, questo è un altro tema importante, giustamente. All'ospedale di San Severino Marche, la regione ha di recente riconosciuto il ruolo di casa della comunità e il COT, che è la centrale operativa territoriale, per un investimento di oltre 2 milioni di euro. Insomma, Saltamartini è stato generoso oppure era un atto dovuto? No, atto dovuto, mi permetta, non lo so fino a che punto, però noi sappiamo, prima di tutto abbiamo un ospedale, un nosocomio che è molto importante e centrale per tutte le comunità limitrofe. È stato defraudato con la chiusura del punto nascita e da lì è andato a piano piano a esaurirsi, ma nello stesso tempo abbiamo delle specialistiche fondamentali come le Weak Surgery, le ernie e l'oculistica. Quanto è stato dato anche ad altri comuni, ma sicuramente è stato posizionato nell'interno dell'ospedale vicino, nei pressi dell'ospedale di San Severino Marche, perché comunque c'è del bellissimo spazio e quindi uno spazio che è loro e è centrale, quindi raccoglie altre comunità. Ma questo è ben lungi da quanto i settempedani e la comunità ha bisogno di avere. Noi abbiamo bisogno di avere sì un primo punto di intervento, ma che sia coadiuvato, perché noi è un nosocomio o un ospedale di base? Se parliamo un nosocomio, un ospedale collegato con Camerino. Camerino ha delle cose e noi abbiamo altre, quindi nessuno dei due vengono a farsi confliggere. Se è un ospedale di base cambia totalmente, quindi ci sono tante cose da mettere a posto. Quindi non chiediamo tanto, specialistiche, oculistiche, ernia, abbiamo una cardiologia molto pesante, molto forte, dei professionisti, abbiamo la medicina. Dottor Pier Mattei, Pier Andrei. Quindi abbiamo. Confondevo con il suo cognome. Abitiamo nella stessa frazione, quindi siamo. Sì, sì, dalla radice Pierre. Sì. Quindi non si può dire quello che molto spesso le persone dicono: non funziona nulla. Non è vero. L'ospedale San Severino, per quello che ha ad oggi, funziona. Sicuramente ci sono dei macchinari che devono essere aggiornati, non funzionano, devono essere acquistati. Comunque è una bella realtà, la si deve mantenere e sicuramente si deve supportare anche con i medici. Non dobbiamo fare la guerra con Camerino o con altri ospedali. Ogni ospedale ha una sua entità. L'importante è che questa entità venga mantenuta. Beh,
tutti i giornali e parlano appunto del rimpasto in fiera in giunta regionale e anche su UTVRS, cronaca di Ascoli, si legge: l'impasto di giunta, associazioni di categoria spingono per la continuità. Lei saprà che la Lega ha chiesto addirittura il turnover dei tre assessori che ha in giunta, da cui il vicepresidente Saltamartini, che è assessore con delega alla sanità, protagonista della recente riforma. Lei si augura che Saltamartini, già sindaco di Cingoli, resti oppure? Allora, sì, lei mi ha fatto una domanda a cui rispondo ben volentieri, perché le dico una cosa: io sono una grande attenta lettrice e per vedere le cose come vanno. Dall'altra parte sono un sindaco che è a capo di una città di persone. Quindi vedere tante cose che accadono va bene perché fa parte di politica, ma dall'altra parte le cose devono andare avanti ugualmente. Quindi si può litigare, ma il giorno dopo si deve lavorare. Benissimo. E parliamo dunque d'altro. Ricordo un grande dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione, che era Paolucci, il dottor Paolucci, che celebrava sempre la piazza di San Severino come una delle più belle d'Italia. Lei ha particolare attenzione e cura ogni 25 dicembre per Natale fare di questa piazza veramente un giardino meraviglioso di grande qualità. Del resto lei è responsabile della qualità di un gruppo importante in tutto il mondo per la qualità, e questo è importantissimo. E quindi la bellezza salverà il mondo e salverà anche San Severino. Ci sono stati turisti quest'anno? Sì, ci sono stati, nonostante noi abbiamo avuto delle difficoltà perché abbiamo avuto la nostra pinacoteca che per sisma è stata chiusa, ma nel frattempo abbiamo avuto la fortuna, e ringrazio la sua eccellenza Monsignor Massara, che ha aperto il MAREC, che abbiamo, è un museo in cui sono state recuperate. Sì, fondamentale, ma di un senso molto umano, perché comunque tutte le opere maggiori, le opere delle chiese chiuse, perché non diciamo le più belle, perché sono tutte belle e importanti. Tutti grandi scrigni. Sì, e quindi è stato aperto in questo stabile, in questa casa, in questo museo, perché era disponibile e agibile. Quindi ha permesso un'unione, perché attenzione, con il Covid, sisma, si è capito l'importanza di stare insieme. Il Covid ci ha separato, e quindi questa apertura di museo, specialmente, no, le chiese sono chiuse, poter tornare a vedere un dipinto, una statua in cui eravamo particolarmente devoti oppure legati, è molto importante. Detto ciò, questo museo ha portato tantissimi stranieri. E ha registrato migliaia di presenze. Sì, e continuano. Presenze, sì. E nello stesso tempo abbiamo altri musei, abbiamo fatto altre mostre, abbiamo riaperto qualche giorno fa il territorio della storia di San Severino Marche, apriremo il 5 novembre, se non vado errata, il museo archeologico, ma nello stesso tempo a San Severino dei ragazzi, tre ragazzi, hanno ideato il Cammino dei Forti, dove hanno coinvolto quattro comuni. E ha attirato tantissimi giovani, tantissime persone a fare questi 120 chilometri in cui sono coinvolti, come ho detto, 4/5, perché un comune viene appena toccato per qualche metro. E poi abbiamo la Via dei Cappuccini, quindi sì, abbiamo organizzato delle belle feste che hanno attirato anche delle persone che sono venute fuori, da fuori a San Severino, senza dimenticare il Cito, il Tibet delle Marche. Lì parliamo di una natura, di un paesaggio andino, anche il Touring Club lo definisce l'unico paesaggio andino vero in Europa. Perché mi lasci dire, abbiamo un'estensione enorme,
ma nello stesso tempo siamo ricchi di arte, siamo ricchi di enogastronomia, abbiamo prodotti locali e nello stesso tempo abbiamo castelli, di cui alcuni di loro sono fruibili e sono all'interno di frazione. Quindi hanno organizzato, sono molto attivi, perché io ho spiegato alla popolazione che per fare il salto di qualità, e abbiamo ottenuto anche la bandiera arancione, il salto di qualità bisogna mettere tanti tasselli insieme, poi si riesce a fare il salto. Quindi è una città che io amo, come ho sempre detto, sono ritornata, ho passato la mia giovinezza fuori, all'estero, ho girato il mondo, ma portando sempre nel cuore la città di San Severino Marche. È una bellissima città. Un'altra persona che ama molto San Severino, l'ex sindaco Sgarbi, Vittorio Sgarbi, che tra l'altro ha partecipato all'allestimento di questo bellissimo museo che poi dell'arte recuperata, che poi è in rotazione questi reperti, sì. Quindi è il fatto particolare che si può ammirare più volte, andando più volte, diversi aspetti di quest'arte recuperata del centro Italia, meravigliosa. E Sgarbi è stato poi all'inaugurazione di una piccola, di uno spazio piccolo ma significativo dedicato a Zampa, professor Zampa, amico di Montale, e qui lo ricordiamo anche perché Montale vinse un Nobel, ieri c'è stata la premiazione annuale, un Nobel che parte anche da San Severino con la pubblicazione Xenia. Promossa. La prima stampa è avvenuta dalla tipografia Bella Barba, e quindi abbiamo uno originale che proprio è partito da San Severino Marche, che insieme a Zampa hanno avuto sempre un grande legame. Plaquette piccola, che è insignificante, perché Montale ha scritto 160 poesie, non tantissime, ma gli hanno finalmente riconosciuto il merito e si deve a Zampa, che fu un grande suo. Entrambi due lavoravano al Corriere della Sera, erano due critici, anche io ho lavorato in quel periodo come corrispondente dall'Umbria, perché io sono umbro, e quindi conterraneo di Boldrino da Panicale, che da quelle parti, dal Cito in poi, no? Sappiamo ci ha avuto a che vedere. E poi il suo mi esortano a chiederle un'anticipazione. Il suo mandato scade nel 27, ma 2027, ma lei ha fatto così bene che la vorrebbero per un terzo mandato. Beh, o no? Io devo dire una cosa: il primo mandato siamo riusciti a fare poco. Io ricordo che ho iniziato la mia candidatura, figlia dei fiori, mi sono chiamata perché mi sono presentata con i ricordi di bambina prima di andare all'estero, riempire la l'estero piazza. In quali paesi? Sono stata in Francia, in Germania e ho studiato 4 anni in Inghilterra. Quindi, complimenti, ecco perché lei è così. E quindi per me era 360 gradi. Riempire la piazza e riportare allo splendore i giardini, perché era quello che io a 15-16 anni ho visto l'ultima volta prima di lasciare la città. Era piena, poi dopo piena di persone, di giovani, di entusiasmo, di amicizia. E quindi quando sono ritornata nell'arco degli anni ho visto che comunque andava a scemare. E non pensando quello che sarebbe accaduto, per me il mio sogno era di riportare una città. Il sogno di Rosa è sbucciato. Mi scusi, questo è calembour, ma da un giornalista come me se lo doveva attendere. Quindi stiamo lavorando sui giardini. I giardini saranno anche loro riaperti, il bar molto prima perché è stato dato in gestione, ma i giardini saranno riaperti a primavera e saranno 1,5 ettari di giardino nell'interno di una città, quindi urbano, e ritornerà uno stile inglese originario. Cercheremo, è stato un po' col corso degli anni un po' allontanato, ma stiamo lavorando affinché ritorni ad essere un'arte, perché comunque i fiori sono sempre parte di una vita del sorriso, certo, delle cose belle. E l'occasione per inventare tutti
a Natale a San Severino e poi successivamente. A Natale noi inaugureremo l'apertura del Natale il 3 dicembre alle ore 18 e sicuramente faremo delle belle cose semplici, perché comunque non dimentichiamo che questo comune, per poter realizzare una nuova struttura della casa di riposo, ha dovuto comprare il terreno, quindi ha dovuto scegliere il bene per le persone anziane o spenderli con gli asfalti o fare organizzare dei grandi manifestazioni. Faremo del nostro meglio e spero che i cittadini capiscano che noi stiamo lavorando per la crescita e per lasciare una città. Grazie tante. Chiudiamo con questa bella immagine e non con le brutte notizie di cronaca nera che purtroppo piovono da tutta la regione, per esempio a San Benedetto, camion si ribalta nella rotatoria, traffico in tilt, lutti e morti, arrestati, ma la cronaca nera, dottoressa Permattei, tira molto di più dei sogni, no? Però i sogni riempiono il cuore e finché abbiamo i sogni restiamo bambini. Grazie e grazie ai nostri telespettatori, telespettatrici prima ancora, e grazie a lei. Grazie a lei, grazie a voi. A presto.